Senhoras e senhores, os jogadores entram em campo hoje acompanhados dos meninos de um time local da cidade. Senhoras e senhores, atenção! O fumo só é permitido nas áreas indicadas no estádio. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo gigantesco stadio è considerato da molti la patria spirituale del calcio. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Sulla destra, spostano il baricentro sull'altra fascia. Qui può partire il contropiede. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. David Luiz. Allarga il gioco a destra. Prova a darla profonda, nello spazio. Prova a eludere la marcatura. Non si fa ingannare dai preziosismi dell'avversario. Provano a partire in velocità. Il Santos al calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Al cross, allontana. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Prova la conclusione in porta. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Fa parte del suo repertorio, ma stavolta il tiro non è stato all'altezza della sua fama.
errore qui, pallone sprecato. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Si fa largo con grande determinazione. Prova il tiro. Il Flamengo mette a segno un gran gol. E c'è la prima rete per il Flamengo. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Si riparte dall'1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. È riuscito a passare e riesce a spazzarla via. Vogliono evitare rischi e hanno arretrato il loro baricentro. È chiaro che in questo modo vogliono... Occhio alla conclusione! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Passaggio sulla destra, riceve palla da dietro, ecco un'occasione di contropiede, riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Hanno deciso di arretrare il baricentro, Luca. Secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, Fabio, penso di sì. La soluzione tattica mi... Tenta la conclusione! Ha segnato! Sono passati pochi minuti per riprenderli! Pareggio immediato! Gli avversari hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Un pareggio immediato e meritato! Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Occhio al tiro! Bella parata! Pallone dentro. E va a colpire di testa! Bella azione, peccato non siano riusciti a concretizzare. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Supera la marcatura con classe. È libero di creare pericolo. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Squadra a riposo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1.
e iniziano i secondi 45 minuti. E trova il compagno a sinistra con il passaggio. C'è l'opportunità per il contropiede. Se ne va. Tempismo perfetto, bell'intervento. Riceve in ottima posizione. Occasione per il contropiede. Bella apertura. Cerca lo spunto. Prova a tirare al volo. Libera al momento giusto. Attenzione, può avanzare, può tentare. E il portiere dice di no. Che leggerezza, devono stare più attenti. Dunque, rimessa laterale. Bruno Henrique. Pubblico presente. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. 80.953 spettatori. E passa. Prova ad andare. Bruno. È un grande riflesso qui, si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Substituzione no team do Flamengo. Tutte e due le squadre Camisa hanno optato per 13. Il cambio. Vai ser substituito pelo jogador. Salta e colpisce di testa. Camisa 11. Ha fallito una clamorosa 21. Occasione. Substituzione in andamento. Supera il diretto avversario. Opportunità di ripartire. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Se ne va. Errore qui, pallone sprecato. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Cercano un'azione veloce. Costruiscono la manovra con sicurezza. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Gioca sulla destra. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Sulla fascia, è libero. Cerca aiuto nella zona laterale. Hanno già riconquistato palla. Sceglie di andare per vie verticali. Ottimo, dai e vai. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Teremos una substituzione. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. I giochi sono ancora apertissimi, ora tutto dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita, può valere la vittoria. C'è ancora un po' di tempo sul cronometro e mi aspetto qualche sorpresa.
Finora non c'è stato un vero padrone del match, ma più passano i minuti, più le squadre saranno costrette a concedere qualcosa per cercare la vittoria. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Lungo passaggio in avanti. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Teremos un minuto di accrescimo. La gioca a sinistra. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cross di Bruno Henrique. Va di testa! E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria, il pareggio però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Una partita super corretta quella che abbiamo visto oggi, nessun cartellino mostrato ai giocatori in campo. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Ma entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi è chiaro, il risultato lo determinano signora anche gli episodi. Signori, oggi è andata così. Gentilezza di remover os carros. Ci resta solo il tempo.